Ok, ce la posso fare. Buongiorno. Come state? Allora, non so da dove partire. Nel senso che mi sono resa conto che appunto nell'ultimo periodo ho solamente pubblicato vlog su vlog su vlog su vlog, su, probabilmente anche ammorbandovi. E dato che è da tantissimo tempo che comunque non registro un video statico, ho detto, ma sai cosa? Magari ricominciamo a registrare qualche video un po' più decente rispetto sempre ai soliti vlog. Ho pensato tanto prima di registrare questo video, ma tipo penso che sia almeno da 2 anni e mezzo, quasi 3, che ci penso a registrare questo video. Non ho mai voluto farlo prima, in realtà non sono nemmeno decisa se poi questo video effettivamente sarà pubblicato, perché mi sono sempre sentita un po' in difetto nel fare una tipologia di video del genere. Non mi considero un'esperta, non sono qui per insegnare niente a nessuno, il mio canale è semplicemente, è come è sempre stato solamente uno spunto di ispirazione, ecco, per tutte le cose che ho sempre condiviso con voi. E quindi già metto le mani avanti e sono qui semplicemente per raccontare comunque un po' come ho vissuto io a questa cosa. Il mio primo piccolo, tra virgolette, gesto, insomma, è stato quello di imparare a comprare meno. Avete presente la citazione less is more? Chi mi segue da tantissimi anni sa benissimo che io avevo questo shopping compulsivo, vedevate sempre video haul all'interno del mio canale. Per anni le aziende mi hanno inviato prodotti vestiti veramente, cioè, a dismisura. Purtroppo ne sto ancora pagando le conseguenze perché sono piena ancora di prodotti che non riesco a smaltire. Tante cose le ho regalate, ma comunque ho ancora veramente tanto. Negli ultimi 3 anni mi sono resa conto che veramente hai cose e più inevitabilmente pensi di necessitarne altre, ma in realtà non è così. Sono stata brava in questo e devo essere sincera perché per me non è stato semplice, ma quando inizi a fare quel passettino in avanti che ti cambia un po' la mentalità, diciamo che impari a comprare nel momento in cui ne hai realmente bisogno. Mi chiedo sempre prima di comprare qualsiasi cosa è, ne ho realmente bisogno? Ho a casa una cosa simile oppure non ce l'ho e ne necessito davvero o rimarrà lì nell'armadio a prendere la muffa? Queste sono un po' le domande che io mi faccio sempre. E devo dire che, insomma, sono veramente migliorata nel tempo. Non posso dirvi che non ho comprato nulla quest'anno, ma rispetto veramente ad anni fa è praticamente il nulla. E di questo ne vado veramente fiera. Non sarò qui a parlare di moda ecosostenibile, di fast fashion, perché ci sono 250.000 video già su YouTube. E non vi dirò che non compro più fast fashion, perché sarei un'ipocrita. Perché a volte ammetto che mi capita ancora. Fatto sta che sto molto più attenta a quello che compro, se posso permettermelo, perché la moda comunque è ecosostenibile. Se andate a vedere i siti, costa un fottio. E non avendo uno stipendio mio, non essendo indipendente, non mi sento di andare a spendere magari tot euro per magari un paio di pantaloni dove magari posso anche semplicemente non prendere nulla. Penso che questo aiuti sia il pianeta che anche e soprattutto il portafoglio. Altro piccolo gesto che ho imparato è stato questo. Nel momento in cui comunque sono entrata all'interno di questo mondo, piano piano ho iniziato ad informarmi, eccetera, 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 mi rendevo sempre conto che comunque avevo veramente un sacco di cose, ma veramente un sacco, ma anche banalmente prodotti per il viso, pelle, inutili, corpo, capelli. Ho pensato, ok, magari io adesso mi voglio comprare uno shampoo solido, ma ho altri 5 flaconi di shampoo da consumare. Che senso ha? Ok? Quindi una cosa anche che ho imparato è stato il dosare, cambiare gradualmente determinati prodotti in casa. Una cosa, per esempio, che ho cercato di fare, che sto cercando di fare, è smaltire tutti i prodotti che mi hanno inviato le aziende in tutti questi anni. Poi piano piano comprerò effettivamente, adesso vi faccio l'esempio perché mi è venuto in mente lo shampoo solido, avere confezioni chiuse che non avete mai aperto in casa, prenderle e buttarle per andare a comprare e lo shampoo solido e il sapone solido per il corpo è un consumo in più e comunque uno spreco. Io penso che il cambiamento avvenga davvero gradualmente, è inutile impuntarsi adesso a fare tutto. Piano piano si fa tutto, almeno questo è un mio pensiero. Gesto
passo numero 3 che ho fatto è stato quello di cercare di levare le bottiglie di plastica in casa. 2 anni fa ho convinto i miei genitori a prendere appunto il filtro dell'acqua che si compra tranquillamente su Amazon e di bere appunto l'acqua dal rubinetto e non più l'acqua in bottiglia. È stata dura perché all'inizio io vedevo che i miei comunque compravano l'acqua in bottiglia. Principalmente, almeno io personalmente, bevo l'acqua del rubinetto tranquillamente con il filtro che ho comprato appunto su Amazon e a parte che è un risparmio in generale, sia di fatica che di soldi, è un beneficio sicuramente per l'ambiente. Gesto numero 4. È sempre legato al cercare di non appunto comprare bottiglie di plastica eccetera. In realtà questa è una cosa che io faccio da sempre, ovvero utilizzare le borracce. Però una cosa in più che ho aggiunto è stato per esempio che su Amazon mi sono presa la cannuccia riutilizzabile, però quella tipo tascabile che si chiude così. E un'altra cosa che sto cercando di fare appunto anche banalmente in ospedale è il cercare di non utilizzare posate in plastica o comunque cercare di sprecare il meno possibile. Ecco, le vedo lì, volendole potrei utilizzare ed evitare di portarmi le posate da casa, però mi sforzo. Tante volte mi rendo conto che magari il mio rifiutare anche le posate potrebbe essere un gesto negativo, nel senso che alcuni magari dicono sì, vabbè, ma non prendi mai niente. In realtà, per esempio, questa cosa delle posate, io mi porto sempre le posate da casa mia, cioè direttamente, senza problemi. Però mi è stata detta anche questa cosa, vabbè, ma le posate di plastica le potresti prendere. E ovviamente io sono stata zitta perché la ragione per cui non cerco di non utilizzare le posate di plastica veramente sarebbe dura da raccontare, però mi è capitato anche questo di recente. Lo faccio ovviamente per una questione principalmente ambientale, non perché mi vergogno di prendere le posate in plastica in reparto, ecco. Gesto numero 5, riutilizzare le bottiglie e contenitori sia in plastica che in vetro. Se posso farlo, lo faccio, riutilizzo la plastica, soprattutto magari o per le piantine piccoline o tutte quelle cose lì, o magari per qualsiasi altra cosa, anche magari per inserire banalmente noccioline o tarallini all'interno dei contenitori di plastica delle varie confezioni che si ritrovano al supermercato. E per esempio faccio molto più caso ai contenitori di vetro, perché ovviamente il vetro è riutilizzabile senza problemi, dove magari prima non ci pensavo nemmeno a questa cosa, invece adesso cerco di riutilizzare il più possibile per buttare meno, ecco. Piccolo gesto numero 6. In realtà questa è una cosa che proprio in famiglia facciamo fin da sempre, il cercare di non prendere i sacchettini di plastica al supermercato, ma di portare i nostri. Quindi io tendenzialmente, se devo fare io da sola la spesa, porto sempre il mio sacchettino di tela, così metto la roba ed è finita lì. In macchina tendenzialmente abbiamo sempre 250.000 sacchetti, così almeno cerchiamo di appunto non utilizzare i sacchetti insomma del supermercato, o comunque di non comprarli, perché alla fine della fiera anche quelli si comprano. Piccolo gesto numero 7 che cerco di seguire, ma purtroppo, ripeto, non vivendo da sola, non avendo una casa mia, non avendo uno stipendio mio, mi è abbastanza difficile, ok? Però diciamo che nel mio piccolo cerco di farlo, ovvero cercare tipo di convincere la mia famiglia a non comprare cibi, quindi non so, soprattutto la frutta e la verdura confezionati, ma prendere le cose sfuse. È difficile convincere le persone con cui abiti, specialmente i genitori, però diciamo che è una cosa che cerco di fare, ovviamente io in primis, e cerco anche di convincere i membri della mia famiglia. Se ci pensate, tipo la verdura, soprattutto all'esse lunga, e la frutta sono implasticate e incelofanate, cioè un sacco. Piccolo grande gesto numero 8 è l'utilizzo della coppetta mestruale. Su YouTube non so se io sia stata, tra virgolette, fra le prime, insomma, a fare un video riguardo la coppetta mestruale. Se andate a scorrere all'interno del mio canale sicuramente vedrete, insomma, determinati video che ho fatto a riguardo. Ormai sono anni che la utilizzo e in realtà utilizzo sia la coppetta mestruale che le mutande assorbenti e diciamo che vorrei provare fra un po', magari non proprio adesso, anche gli assorbenti riutilizzabili di Amazon, perché ho letto un po' di recensioni positive, quindi vorrei un attimino vedere. Ormai praticamente non compro più io in primis assorbenti, come si dice, usa e getta, ecco, al supermercato. Purtroppo ammetto che
Mia madre ha ancora questa mania che non ha capito che io utilizzo la coppetta, che ho queste determinate mutande, eccetera. E puntualmente mi ritrovo sempre una confezione di assorbenti che si stanno accumulando. Questa è purtroppo la triste verità. Io cerco di mettere il mio, ma purtroppo, ripeto, non vivo da sola. Gesto numero 9, ed è il penultimo. Ho, diciamo, cercato di cambiare un pochettino la mia skincare. In realtà farò poi un video a parte, perché sennò questo video viene veramente lungo. Sto cercando di utilizzare prodotti o comunque accessori, insomma, oggetti, non so adesso bene come definirli, riutilizzabili. Banalmente i dischetti di cotone, mi sono presa tipo un panno in microfibra per struccarmi. Ve ne parlerò poi successivamente in un altro video. Ho cercato anche di ridurre un pochettino la mia skincare, perché prima mi mettevo 250.000 cose in faccia. L'ultimo punto, che però, last but not least, definirei consapevolezza. Io ho iniziato un po' questo lavoro sia con me stessa e cercando di coinvolgere anche i membri della mia famiglia piano piano, e ho cercato di acquisire consapevolezza informandomi. Sarò qua a dirvi c'è questo, perché potete informarvi voi da soli, cioè internet è una fonte, cioè, immensa, e diciamo che utilizzata consapevolmente può essere una grandissima risorsa. Ci sono tantissimi documentari, libri anche su Audible per esempio, o comunque articoli, se andate a seguire proprio delle pagine e dei canali specifici su YouTube ci sono. Informatevi, informiamoci. Io non penso di sapere tutto, ma non penso nemmeno di non saperne nulla. Ho cercato di cambiare in questi anni e dovrò cambiare in futuro, e se posso essere un'influenza positiva ben venga. Spero di esserlo, insomma, sia per i membri della mia famiglia, ma banalmente anche per il mio fidanzato. Per esempio, so che è una cosa piccolina, ma lui per esempio, vivendo da solo, ogni volta per le bottiglie dell'acqua era un disastro portarle su, caricarle, fare, disfare, eccetera. L'ho convinto a prendere il filtro e lui in realtà si trova benissimo così. Quindi nel mio piccolo sono contentissima di aver cercato di contribuire, insomma, ad aiutare il nostro pianeta. Io non voglio essere un'ipocrita, nel senso che so benissimo che non potrò mai vivere una vita ecosostenibile, eco-friendly, tutti questi hashtag che vengono fuori sia su Instagram o ormai ovunque su internet, perché sarei un'ipocrita. Se volessi vivere una vita proprio eco-friendly al 100%, banalmente, non dovrei nemmeno possedere una videocamera, non potrei nemmeno utilizzare il cellulare, dovrei andare a vivere sul cucuzzolo di una montagna ed isolarmi da tutto e da tutti, cosa che ovviamente è impossibile. Ma io penso che comunque i piccoli gesti da parte di ognuno di noi, vedendo poi le cose in grande, comunque un piccolo contributo lo possiamo dare. Ho semplicemente voluto raccontare un po' la mia esperienza, il mio cambiamento che è avvenuto in questi anni, e soprattutto la consapevolezza nelle cose, che penso che questa sia la cosa più importante. E influenzare positivamente chi ti sta attorno, questo è anche comunque un grande gesto. Voglio solamente consigliarvi proprio, cioè, forse è il mio preferito in assoluto, di documentario, ecco. Ed è, l'ho visto se non mi sbaglio nel 2015 o 2016, vabbè, comunque era appena uscito, e ai tempi c'era su Sky, solo che io l'avevo trovato nel canale YouTube, boh, un canale anonimo, insomma, che però poi ovviamente poi dopo hanno dovuto bannare il video, eccetera, ma io sono riuscita a vederlo intero. E sicuramente in streaming c'è, su Netflix non penso che ci sia, ma è il documentario di DiCaprio, di Leonardo DiCaprio, Punto di non ritorno. Quello è stato un po' il mio inizio di tutto, ecco. Voglio semplicemente dare un piccolo contributo al pianeta, a me stessa, ai miei figli futuri e alle future generazioni, ecco. Questo è l'intento del video, insomma, raccontare un po' la mia esperienza da una persona comune, perché ci sono tantissimi canali, veramente tantissimi canali ormai, cioè chiunque parla di moda ecosostenibile, prodotti tutti ecosostenibili, eccetera, 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 eccetera. Bisogna fare di qua, bisogna fare di là. Io anche per questo ero indecisa se fare questo video. E non si può essere ovviamente perfetti al 100%. Io cerco di esserlo nel mio, ma sarei ipocrita se vi dicessi che sono perfetta, perché non lo sono assolutamente. Spero che questo video vi sia stato di ispirazione, vi sia stato d'aiuto. Ci vediamo al prossimo. Cheers. Oddio, che caldo, ragazzi. Sono tornata dalle vacanze, fa ancora caldissimo qua.